La finestra su Ferrara. Attualità, cronaca ed avvenimenti cittadini. Bentrovati all'ascolto della Finestra su Ferrara, il programma di Radio Dolcevita che ogni giorno affronta argomenti che riguardano la nostra città. Oggi è con noi la psicoterapeuta Tania Bettoli perché affrontiamo un problema che si è affacciato all'inizio di questo nuovo millennio anche in Italia, un problema che è stato individuato alla metà degli anni Ottanta in Giappone. Sto parlando dell'Hikikomori, che è un problema che riguarda solitamente gli adolescenti. Alla dottoressa psicoterapeuta Bettoli chiedo: che cos'è l'hikikomori, cosa significa questa parola giapponese e a cosa si fa riferimento quando la si pronuncia? Allora, hikikomori è un termine che significa letteralmente stare in disparte, quindi rappresenta un po' la scelta di ragazzi e giovani adulti che decidono a un certo punto del loro percorso di fare un passo indietro rispetto alla società. E quindi tendenzialmente si può arrivare fino a vere e proprie reclusioni volontarie. La parola volontaria è quella che fa la caratteristica specifica di questo fenomeno. Quindi sono ragazzi che scelgono di ritirarsi e molto spesso lo fanno non solo all'interno delle mura domestiche, ma lo fanno proprio all'interno della propria stanzetta, arrivando anche a non avere nessun tipo di contatto con i familiari più stretti. L'immagine più emblematica, ma per fortuna è anche quella più limitata, è dello stare talmente reclusi da non uscire neanche per nutrirsi piuttosto che per andare in bagno, se non quando di fatto in casa non c'è nessuno o non si è sotto lo sguardo dei genitori o dei familiari. Quindi nasce in Giappone all'incirca attorno agli anni 80 ed è per questo che ha un termine giapponese che è stato poi importato to court anche nella nostra società, diciamo. Dagli anni 80 tendenzialmente poi c'è stato un momento di silenzio, quindi i primi dati ufficiali risalgono alla fine degli anni 90, siamo più o meno nel 98. E da lì pian pianino il fatto di parlarne, il fatto di poter effettivamente rendersi conto che questo fenomeno stava uscendo dai confini giapponesi, negli anni 2010 più o meno ha cominciato a farsi sentire anche qua in Italia. Tendenzialmente il primo approccio italiano è del 2013, quando il dottor Crepaldi, uno psicologo italiano, ha aperto un blog e quindi ha cominciato a introdurre anche questa dimensione, questo fenomeno all'interno della cultura italiana. Quali sono, diciamo così, i sintomi per cui si può riconoscere magari che un adolescente non è in una fase magari depressiva della propria vita, ma sta scivolando verso l'hikikomori? I sintomi sono molto difficili da riconoscere ed è per questo un po' che è così faticoso far emergere il sommerso. È difficile perché molto spesso l'adolescenza è di per sé un momento di passaggio molto complesso e molto complicato e quindi molto spesso i genitori o gli adulti che stanno attorno a questi ragazzi tendono a vedere alcuni segnali ma a normalizzarli pensando che sia appunto l'adolescenza. Di fatto sintomi veri e propri cominciano ad essere il taglio con tutta una serie di ambiti sociali che prima magari il ragazzo frequentava, quindi cominciano a verificarsi una serie di assenze maggiori a scuola, cominciano a verificarsi rifiuti di momenti di socialità, quindi uscite che prima con gli amici erano presenti cominciano ad essere ridotte, quindi non del tutto eliminate, semplicemente ridotte. La cerchia degli amici vengono in un qualche modo sfrondate sempre di più e il ragazzo o la ragazza passa sempre più tempo rinchiuso nella sua stanza o comunque utilizzando mezzi di comunicazione tecnologici per rimanere in contatto con il mondo esterno. Quindi da qua molto spesso rischia di crearsi una confusione relativamente a una dipendenza da internet, quindi molto spesso i genitori scambiano una dimensione di ritiro con un legame patologico con le nuove tecnologie. Molto spesso per i genitori la descrizione del figlio passa attraverso il non fa niente dalla mattina alla sera, sta tutto il giorno chiuso in camera e quindi molto spesso vedono un aspetto depressivo, quando in realtà il ragazzo utilizza la finestra di internet per rimanere in contatto con il mondo. Non è vero che non fa niente, semplicemente utilizza altri strumenti per coltivare quelle che sono le sue passioni, i suoi interessi, quindi non sono ragazzi spenti. Appaiono spenti proprio perché
hanno un modo di manifestare la loro vitalità e la loro attività diverso da quello che viene realizzato dalla maggior parte dei coetanei. Un'altra dimensione è legata a quelle che sono le ansie legate allo stare insieme agli altri, quindi molto spesso l'hikikomori viene confuso con un'ansia sociale, una fobia sociale, una fobia scolare, proprio perché il ragazzo comincia a tagliare i ponti con quegli ambienti che magari lo mettono in difficoltà, e i genitori spesso forzano situazioni di relazione sociale in modo che il ragazzo poi sia portato effettivamente a confrontarsi con il mondo esterno, senza rendersi conto che in questo modo il rischio è quello di implementare una fatica e quindi rendere il ragazzo ancora più in balia di emozioni negative. Si è capito quali possono essere i motivi scatenanti di questa problematica? Allora, molto spesso si parte da una pressione sociale esasperata. Tendenzialmente questo è un fenomeno che colpisce le società economicamente sviluppate, dove le aspettative di successo sono molto alte. Quindi succede che i ragazzi, spesso molto brillanti e con degli ottimi risultati sotto ogni punto di vista, spesso sono ragazzi anche intellettualmente molto dotati, che hanno dei percorsi scolastici buoni ma anche ottimi. Quindi di fatto si costruisce attorno a loro, fin dalla più tenera età, un'idea di successo, e loro crescono con l'idea di dover mantenere degli standard di prestazione molto elevati. Quindi a un certo punto, per un qualche motivo, specialmente nelle fasi di passaggio, quando magari cominciano ad avvicendarsi una serie di frustrazioni e quando il livello di richiesta aumenta e il livello di risposta non sempre riesce ad essere adeguato rispetto alle aspettative, il ragazzo va in crisi, e quindi di conseguenza succede che si rompe un po' questo castello, e questo mette in moto la dimensione della rinuncia. Il punto di partenza che innesca il meccanismo è trovarsi di fronte a una scollatura tra l'immagine ideale e l'immagine reale. Il ragazzo a quel punto va in crisi e comincia ad arrestarsi, comincia a maturare degli insuccessi e strutturalmente non è in grado di sostenere emotivamente questi insuccessi. Dall'altro lato, le pressioni molto spesso della famiglia e della società continuano comunque a mantenersi elevate, anche sulla base dei successi precedenti. Quindi è come se di fatto gli adulti, il contesto, non riconoscesse il momento di crisi, facesse riferimento alle capacità proprie della persona e la persona si sentisse sempre meno adeguata. I ragazzi che sono colpiti da hikikomori, come ci ha detto in apertura del programma, tendono a isolarsi e si chiudono addirittura a volte nella propria stanza senza relazionarsi anche con i familiari a volte. Ecco, dal punto di vista della loro vita quotidiana, mantengono comunque dei comportamenti normali, nel senso si lavano con regolarità, tengono in ordine la camera, oppure diciamo che c'è un abbandono totale rispetto alla vita esterna e diventano delle sorte di eremiti rinchiusi nella loro cameretta, che trascurano anche le cose essenziali come l'igiene personale? Allora, per rispondere a questa domanda, credo sia importante fare una distinzione rispetto alle fasi delle hikikomori, nel senso che dagli studi tendenzialmente si possono riscontrare tre fasi di ritiro. Una prima fase, che spesso è quella più sottovalutata perché di fatto non è evidente, una prima fase in cui è presente una pulsione al ritiro, ma questa pulsione non viene agita, quindi di conseguenza agli occhi esterni passa abbastanza inosservata. Il ragazzo tendenzialmente mantiene relazioni sociali nella norma, in maniera abbastanza limitata, nel senso che magari è un ragazzo che ha poche amicizie, ma di sostanza. È un ragazzo che continua a frequentare la scuola, continua a frequentare gli ambienti sportivi e ogni tanto si prende delle pause. Quindi in questa fase tendenzialmente la vita a un occhio esterno appare assolutamente normale. Utilizzo il termine normale sempre tra virgolette, perché la normalità, come dire, è una gamma di comportamenti molto ampio, ecco. La fase numero due invece comincia a registrare una serie di tagli rispetto al rapporto con l'esterno. Quindi la pulsione comincia a trasformarsi in comportamenti di ritiro. Allora vengono appunto sfrondate quelle che sono una serie di relazioni, magari quelle meno strette, la cerchia di amici si restringe, la cerchia di frequentazioni si restringe, gli ambienti sportivi e scolastici tendenzialmente cominciano a vacillare e quindi il ragazzo sempre di più opta per una vita più ritirata. Poi c'è la fase numero 3, in cui tendenzialmente il ritiro è quasi generale, nel senso che questa è la fase in cui tendenzialmente i ragazzi evitano anche i contatti con le persone più prossime.
Solo in quest'ultima fase molto spesso ci sono degli stravolgimenti anche dei ritmi biologici, nel senso che il ritmo sonno-veglia per esempio viene invertito, per cui sono ragazzi che stanno svegli durante la notte e si ritirano durante il giorno, tendenzialmente dormono, questo per evitare ancora di più il contatto con il mondo esterno. Sono ragazzi che molto spesso trascurano anche l'igiene personale, perché nella limitazione della propria stanzetta chiaramente tutto perde di senso, quindi è un momento in cui possono scattare anche delle psicopatologie, nel senso che molto spesso è stato ravvisato che in questa fase si possono eventualmente riscontrare dei sintomi di tipo depressivo, ma proprio perché la persona ha perso di senso rispetto a sé, rispetto al mondo, e quindi si crea una condizione, un po' un circolo vizioso, che inevitabilmente incide anche sul tono dell'umore. Nelle altre circostanze tendenzialmente non sono riscontrate differenze sostanziali rispetto a quelli che sono i comportamenti tipici di quell'età. Ci tengo anche a sottolineare che questo fenomeno non è un fenomeno che colpisce solamente gli adolescenti, nel senso che l'età di insorgenza è attorno ai 15 anni, età media. Si riscontrano però casi anche nella fascia delle scuole medie, per cui dagli 11 anni, e molto spesso il fenomeno sembra esplodere a partire dai 20 anni. Quindi nasce probabilmente in adolescenza, che è il periodo in cui le persone poi costruiscono la propria identità o definiscono in maniera più precisa la propria identità, ma poi gli effetti evidenti sono posticipati nel tempo. Tendenzialmente nel gruppo di associati dell'Hikikomori Italia Genitori noi troviamo dei genitori di ragazzi che vanno dagli 11 anni fino ai 37 anni, quindi ci stiamo affacciando a un fenomeno che esula dalla sola età dell'adolescenza. La famiglia prima ci ha detto che il primo impatto che questo comportamento ha sulla famiglia è che i genitori tendono a dire: ma mio figlio è un pelandrone, non ha voglia di far niente, era brillante a scuola, era bravo, perché ci ha detto che solitamente questi giovani sono anche giovani che hanno degli ottimi risultati scolastici, sono anche particolarmente intelligenti. Quindi la famiglia reagisce dicendo: ma non capisco cosa sia successo a mio figlio, era molto bravo, molto in gamba, adesso è diventato un pelandrone e si chiude in camera. Ecco, qual è il giusto comportamento che la famiglia deve avere nel momento in cui comincia, diciamo, a ravvisare che ci sono queste problematiche? Chiaramente le famiglie sono estremamente disorientate, perché è come se non riconoscessero il figlio che hanno davanti, quindi hanno costruito un'immagine di questo figlio come molto capace, molto determinato, un ragazzo o una ragazza in grado di affrontare con successo una serie di sfide, quindi a un certo punto si trovano di fronte a questo blocco e vanno in crisi. Molto spesso sono famiglie con un livello socioculturale medio-alto e con una posizione anche sociale, anche di prestigio, per cui sono famiglie che sono abituate a raggiungere obiettivi, a toccare anche punte di successo, e quindi vivono in un modello molto spesso legato a queste dimensioni. L'insuccesso o lo stop è vissuto come qualcosa di estremamente complicato ed emotivamente molto difficile da gestire. Sono famiglie che spesso provano sentimenti di vergogna, perché diventa difficile giustificare agli occhi della società gli insuccessi dei propri figli. Molto spesso nel momento in cui ci si trova di fronte a un ragazzo con limitate capacità o un ragazzo fragile, un ragazzo in difficoltà, la famiglia si struttura in una maniera protettiva nei confronti delle fatiche, ma nel momento in cui invece la famiglia ha in mente un figlio molto capace, fa fatica a vedere la parte sofferente e quindi subentrano meccanismi di colpevolizzazione anche personali rispetto al non essere stati capaci di fornire tutti gli strumenti che potevano servire per sostenere i propri figli. La vergogna, appunto, come dicevo, di affacciarsi a un mondo molto richiestivo, e quindi prima di potersi muovere per cercare risposte passa un lasso di tempo molto ampio, definito molto spesso anche dall'idea che è un periodo transitorio e che quindi passerà. Nel frattempo passa il tempo, e il tempo che passa paradossalmente rischia di peggiorare ancora di più la situazione, perché un altro tema molto caldo agli Hikikomori è la dimensione del tempo perso, quindi come se il fatto di doversi stoppare o di essersi fermato rappresentasse un'umiliazione maggiore, quindi non riuscire a stare al passo con i propri coetanei, con la società e con le richieste della società. Quindi famiglie disorientate hanno bisogno, dal mio punto di vista, di essere un po' guidate, da un lato a riconoscere
che questi segnali fanno capo veramente ad un disagio e ad un'attenzione che non passa dalla coercizione, quindi il devi fare, o al rimprovero, allo spronare in maniera indistinta. Passa dall'ascolto e dal cercare di sintonizzarsi su quelli che sono gli aspetti emotivi che il figlio in quel momento sta vivendo. Molto spesso è importantissimo che le famiglie abbiano in mente che esiste questo fenomeno per poter riconoscere campanelli d'allarme all'interno dei propri ragazzi e quindi evitare di peggiorare la situazione, perché molto spesso intervenire laddove c'è un ragazzo che sta muovendo i primi passi verso il ritiro volontario è molto più fruttuoso e molto più semplice piuttosto che intervenire nel momento in cui i rapporti si sono interrotti con l'intero mondo sociale. Vi ricordo che oggi è con noi la psicoterapeuta Tania Bettoli, che è un'esperta di Hikikomori, che è l'argomento che stiamo affrontando oggi. Hikikomori, che è un po' questo ritirarsi, questo diventare delle sorte di eremiti che hanno molti giovani in età adolescenziale. Come dicevamo nella prima parte del programma, questo succede, è iniziato a succedere in Giappone, proprio perché questa società è una società molto selettiva, quindi molto pretenziosa nei confronti dei giovani, ma però via via si è diffuso anche nel mondo occidentale ed è un fenomeno che oggi è arrivato anche in Italia. Ci sono dei numeri su quanti sono i giovani in Italia che sono colpiti da questa problematica e anche se ci sono nella nostra provincia? Chiaramente diventa molto difficile dare dei numeri esatti perché c'è molto sommerso e quindi, essendo un fenomeno ancora poco conosciuto, diventa difficile per le persone poter effettivamente riconoscerlo. Si stima comunque che i numeri in Italia siano attorno a 100.000. Sono stime e quindi di conseguenza non sono dati ufficiali, però 100.000 è comunque un numero importante. Dati più significativi vengono da ricerche che sono state fatte da un lato dall'associazione Hikikomori Italia, che fotografa in realtà un campione molto limitato perché sono genitori che hanno già riconosciuto il fenomeno e si sono rivolti all'associazione. Diciamo che i dati a gennaio del 2020 parlano di un gruppo Facebook di più di 2.000 persone, di 650 famiglie che sono associate all'associazione Hikikomori Italia Genitori. In Emilia Romagna sono 230 i familiari che hanno contattato l'associazione. Abbiamo 10 gruppi attivi, uno più o meno per provincia. Anche a Ferrara è attivo un gruppo di genitori che conta circa una ventina di nuclei familiari. E Ferrara è una città molto piccola. Altri dati ci vengono da uno studio dell'ufficio scolastico regionale di fine 2018, pubblicato più o meno all'inizio del 2019, che parlano di 346 ragazzi in età scolare che potrebbero far capo al fenomeno degli Hikikomori. Tenga presente che questi numeri vengono raccolti sulla base di segnalazioni della scuola che hanno riconosciuto una non regolare frequenza scolastica o un ritiro in età scolare, per cui sicuramente sono dati assolutamente sottostimati. Il fenomeno è ancora molto giovane e quindi sono in difficoltà a dare dei numeri più precisi anche a livello locale, anche perché come gruppo di genitori noi siamo partiti solo a settembre 2019 e quindi siamo una realtà molto molto giovane, insomma. Ecco, abbiamo parlato di questa associazione Hikikomori Italia, della quale fanno parte chi come lei è professionista del settore, quindi studia questa problematica, e dell'associazione Hikikomori Genitori Italia, che sono appunto le famiglie che si trovano ad affrontare questo problema in casa, come si dice. Ecco, in che modo affrontate la problematica nel momento in cui venite contattati, cioè nel momento in cui voi accertate che esiste il problema all'interno di un nucleo familiare? Quali sono, diciamo, gli interventi che fate come professionisti del settore per cercare di risolvere il problema di questi giovani? Il fenomeno degli Hikikomori è sicuramente un fenomeno di natura sociale, per cui è fondamentale mettere in moto una rete che possa dare risposte a più livelli. Il primo step è quello di accogliere queste famiglie e dare sostegno a queste famiglie. Molto spesso sono famiglie provate da anni di tentativi, le hanno provate un po' tutte e quindi c'è un grandissimo senso di solitudine e di impotenza. Il primo passaggio è proprio quello di sostenere le famiglie, farle sentire meno da sole e metterle a confronto con realtà similari, quindi già il primo approccio
approccio di ascoltare storie di altri genitori che stanno vivendo una situazione analoga a quella vissuta e sperimentata in prima persona abbassa le ansie e permette in un qualche modo di ricaricare le batterie. Quindi il primo passaggio è quello di inserire le nuove famiglie in un gruppo di autoaiuto che i genitori dell'associazione Hikikomori Italia Genitori, questo è il nome corretto, offrono in maniera del tutto gratuita e del tutto volontaria. Gli incontri sono tenuti una volta al mese e normalmente i genitori vengono affiancati da un professionista, da uno psicologo che ha un po' la funzione di moderatore e di supporto rispetto a quelle che sono delle dinamiche di gruppo che si possono innescare. Nasce comunque con l'idea di un gruppo di auto mutuo aiuto dove i genitori effettivamente, scambiandosi esperienze e scambiandosi modi di vivere dentro a questa situazione, si danno supporto reciproco. Nel corso di questi incontri si sono costruite anche delle buone prassi, che sono delle modalità relazionali da adottare nel rapporto con i propri figli. Molto spesso i genitori hanno un estremo bisogno di essere indirizzati rispetto a come riuscire a comunicare con i propri figli, perché spesso la comunicazione è una comunicazione altamente conflittuale e la chiusura è anche legata al non aver desiderio da parte del figlio di interfacciarsi con i genitori, che vengono vissuti come molto giudicanti, critici e soprattutto direttivi. Quindi il primo step è quello di aiutare i genitori a trovare delle nuove modalità relazionali che possano permettere di abbassare il livello di conflitto. Molto spesso si è assistito al fatto che nel momento in cui si abbassano le richieste da parte dei genitori e nel momento in cui le modalità di comunicazione diventano più accettanti e più accoglienti, più impostate al dialogo e all'empatia, la porticina si socchiude. Quindi invece di trovarsi di fronte a una porta chiusa, la porta diventa socchiusa e gli scambi aumentano. Questo è il primo passo per effettivamente rimettere in moto un circolo che si era interrotto. È previsto anche l'utilizzo di farmaci in questa fase oppure, diciamo, è proprio un lavoro puramente psicologico? Diciamo che i farmaci possono essere utilizzati solo nel momento in cui ci siano effettivamente delle sintomatologie che vanno a minare la capacità della persona di riuscire a mantenere un adeguato stile di vita. Quindi il farmaco non è sicuramente il primo approccio da consigliare, perché punta l'attenzione su una medicalizzazione e su un aspetto individuale della persona. Non nego che l'utilizzo di farmaci come stampella in alcune fasi si sia riscontrato come utile, però sicuramente non è il primo approccio, così come non è il primo approccio un percorso psicologico individuale del ragazzo. Molto spesso si parte proprio dalla famiglia, perché è la famiglia che deve in un qualche modo mettere in moto dei meccanismi differenti. Dopodiché, una volta che la famiglia è riuscita a ricreare un dialogo con il ragazzo, molto lentamente è possibile cominciare a creare delle condizioni perché il ragazzo si rimetta in movimento e si riaffacci soprattutto al mondo esterno. Quello che noi cerchiamo di sottolineare spesso con le famiglie è quello di non correre e non avere fretta di spingere il ragazzo fuori dalla camera o dalla casa. Molto spesso l'aspetto difficile da accettare per i familiari è quello di adattarsi ai tempi del ragazzo. Allora, nel momento in cui la porta si socchiude, molto spesso succede che subentrano nuovamente i meccanismi precedenti, perché è difficile rimanere e assorbire quello che è una modalità diversa di stare in relazione. Una modalità che deve mettere assolutamente da parte l'idea di crearsi aspettative e l'idea di incanalare il proprio figlio dentro un normale funzionamento. Quando parlo di normalità intendo dire un funzionamento che è condiviso dalla maggior parte dei ragazzi dell'età del figlio. Molto spesso bisogna proprio sintonizzarsi esclusivamente sul figlio e aiutare il ragazzo poi a trovare la sua dimensione, a prescindere dal fatto che sia una dimensione condivisa dagli altri oppure no. Solo questo permette al ragazzo di ritrovare quella fiducia in se stesso e pian pianino ricostruire un senso rispetto alla propria vita. Quindi farmaci forse in seconda battuta e solamente come stampella per momenti particolari del percorso. Ci avviamo verso la conclusione del nostro programma, però prima di chiudere ritengo sia giusto, nel caso che tra gli ascoltatori ci fosse qualcuno che teme o sospetta di avere una problematica del genere in famiglia, dare quelli che sono i riferimenti delle associazioni a cui lei ha accennato durante il nostro programma.
quindi anche un riferimento per chi chiedesse un aiuto o volesse anche un semplice chiarimento rispetto al comportamento di un proprio familiare. Certo, allora diciamo che l'associazione Kiko Mori Italia è strutturata attraverso canali che possono essere di immediato accesso, quindi c'è la pagina Facebook, i Kiko Mori Italia, in questa pagina si trovano dei blog, si trovano degli scambi, se una famiglia dovesse riconoscersi all'interno di questa situazione può sicuramente contattare la pagina Facebook e può trovare tutte le indicazioni che servono e per accedere alla chat di supporto, perché c'è una chat di supporto che è attiva in maniera costante e dove i genitori non solo possono scambiarsi suggerimenti, informazioni, eventualmente possono anche contattarmi tramite mail all'indirizzo tania.betoli@gmail.com. In questo modo poi io posso indirizzarli direttamente all'associazione o ai canali più indicati. Bene, su queste parole della psicoterapeuta dottoressa Tania Bettoli chiudiamo il nostro programma di oggi. Vi ricordo abbiamo parlato di Hikikomori, che è una problematica che ormai è sbarcata anche in Europa e naturalmente va affrontata con i giusti strumenti. Ringraziamo quindi ancora una volta la psicoterapeuta Tania Bettoli per essere stata con noi. Un grazie a tutti voi che ci avete seguito fino qui. L'appuntamento è alla prossima puntata della Finestra su Ferrara. Avete ascoltato La Finestra su Ferrara, attualità, cronaca ed avvenimenti cittadini.